Sei giorni in un'unica puntata. Die Pro Die, sei giorni. Sta per iniziare Die Pro Die, oggi ad Alghero in compagnia di Tonino Alfonso. Buonasera, ma come vive Alghero questa nuova stagione estiva? Naturalmente l'inizio della stagione è sempre qualcosa di importante. Alghero quest'anno si presenta con delle cose nuove, tipo la passeggiata Busquet che è stata conclusa l'anno scorso la prima parte, quest'anno quasi conclusa la seconda. Stiamo vedendo anche, in questo momento siamo al porto, come vedi anche le banchine sono state allargate, insomma diciamo che Alghero si sta preparando come tutti gli anni ad accogliere le persone che vengono a trovarci, sempre con migliore qualità insomma. Ogni anno si parla di più turismo, ogni anno tante polemiche, ma poi comunque il turismo di Alghero esiste e vince. Alghero fa il pieno, il problema di Alghero sono l'ospitalità, pochi alberghi in confronto alla richiesta, quindi fortunatamente ci sono le seconde case che riempiono questi spazi. È chiaro che gli alberghi sono più importanti perché danno anche servizi, però evidentemente non sono sufficienti, come stiamo leggendo questi giorni nei giornali, addirittura molti alberghi sono stati chiusi per dare poi spazio a costruzioni di seconde case, quindi bisognerà che si programmi la costruzione di nuovi posti letto, perché questo è assolutamente necessario. Le attrattive di questa città, lei che è di Alghero, quali sono le attrattive, quelle più amate dai turisti? Naturalmente noi vince la natura, questo è chiaro. Poi dal punto di vista invece delle strutture è chiaro, ci sono locali adeguati per la sera, ci sono delle strutture anche museali. Diciamo non si è puntato molto sulla cultura, invece questo dovrebbe essere un tasto su cui battere. La cultura ad Alghero è una cosa importante, perché noi nasciamo da una storia centenaria, per cui bisognerà dare molto più spazio a questo diciamo, alla cultura che poi è molto ricercata, soprattutto dai turisti in questi ultimi anni, insomma, oltre che la natura, oltre che le bellezze naturali. Siamo, lo ricordiamo, al porto, ma dobbiamo ricordare poi le tante manifestazioni che ogni anno si susseguono per l'appunto qui in questi pressi. Per esempio ogni anno un grande spazio agli artisti sui bastioni di Alghero. Mi fa piacere questa domanda, visto che anch'io mi occupo di arte, anzi sarò al Modigliani di Milano questi giorni, e grazie per essere venuto a trovarci anche alla Fiera di Olbia. Sì, questa cosa degli artisti è importantissima, gli spazi dei bastioni spero che vengano ridati, di modo che possiamo, insomma, insieme ai colleghi fare arte qua sopra il Caffè Latino. Ma come vive Alghero il mercato immobiliare? Il mercato sta salendo un po' le stelle, diciamo che Alghero in questi ultimi anni ha visto proprio un aumento dei prezzi, probabilmente anche esagerato. Ritengo che questi prezzi devono andare un po' a diminuire, perché molti acquirenti del posto sono impossibilitati appunto ad acquistare la prima casa, ma questo è un fenomeno che avviene in tutte le località turistiche, ma ad Alghero è soprattutto in maggior rilievo. E comunque il mercato è sempre vivace, sempre interessante per chi vuole investire, per chi vuole appunto comprare un alloggio di qualità. Grazie a tutti, l'appuntamento è rinnovato domani, grazie a lei Tonino Alfonso, grazie a tutto Alghero. Viva Alghero, viva il mare, viva il turismo, arrivederci.